E buongiorno a tutti ragazzi, questa è la seconda puntata di Project Zero 3. Vi ricordo che questi sono dei gameplay praticamente per chi è in difficoltà ad andare avanti con il gioco e per farvi vedere, diciamo così, un finale alternativo. Se io non lo so, dico io, se i gameplay che fanno vedere su YouTube cominciano sempre con nuova partita e mai con carica partita. Nel mio caso, faccio sempre carica partita perché i potenziamenti rimangono quelli del salvataggio delle precedenti partite. Allora, con questo non voglio dire che sono imbattibile perché ci sono alcuni spiriti che sono. Sto zitta perché mi parte una parolaccia, però insomma, ci siamo capiti nel senso che, ecco, è per chi vuole un finale alternativo, per chi non ha mai fatto carica partita. Adesso, d'ora in poi, cercherò di non parlare più di tanto perché voglio farvi proprio godere al massimo, il gioco. La spilla che c'avrei in testa fa parte appunto di un bonus che ho scaricato con le partite precedenti. Poi ci sono anche dei vestiti nuovi, ci sono un sacco di cose diverse. E vi ricordo un'altra cosa, di usare la pellicola nulla per fare delle foto così. Invece se dovete combattere, pellicola azzurra o verde o rossa, dopo dipende anche da quanto è forte lo spirito. Se volete leggere, ragazzi, fermate il video, eh. Perché adesso, come ho detto, vado un po' di fretta perché dove sei? Perché la memoria è quella che è. Ho talmente fretta che mi si intreccia la lingua quando parlo. Tranquilla, mia suocera.
Versione dimagrita. Beh, oddio, se fosse mio suocero non sarei tranquilla nemmeno io, però vabbè, dettagli. Poi con ste tette di fuori, cioè neanche una maglietta, una camicetta, niente. Boh, libertà. Maledetto. Everything okay? Benissimo. I heard you cry out. I was worried. You've been having so many nightmares lately. What? I'm fine. But I just had a bad dream.